Ben trovati. Parliamo oggi della pinzatura del pino mugo. Il pino mugo è un albero estremamente interessante nella coltivazione del bonsai, caratteristiche molto molto interessanti, molto belle, e un momento importante nella coltivazione è proprio questo, in cui il germoglio dell'albero, della pianta, tende a svilupparsi, ad allungarsi per poi aprirsi e fare i nuovi aghi. In questo momento si deve intervenire per accorciare il germoglio, quindi la cosiddetta candela, per far sì che la composizione, l'albero e quindi i rami possano avere un miglior equilibrio, cioè che tutti i germogli abbiano la stessa forza. Questo è un momento molto importante per la coltivazione. Questa tecnica viene effettuata esattamente in questo momento, quando la candela e il germoglio comincia ad allungarsi e comincia ad aprire gli aghi, si cominciano a vedere gli aghi spuntare dalla candela stessa. Qui si vede molto bene che ci sono una serie di germogli che si sono allungati e da questi germogli si cominciano a vedere proprio gli aghi che spuntano. Questo momento è il momento preciso nel quale si deve intervenire. Se lo si fa dopo, ormai gli aghi si sono già aperti e è un po' tardi, perché la dimensione della candela non si riesce ad accorciare sufficientemente. Se lo si fa prima, invece, non si riesce proprio a accorciare in maniera precisa il germoglio, perché non è cresciuto completamente. Quindi questo è il momento. L'obiettivo è quello appunto di contenere la crescita, far sì che la crescita sia un po' più piccolina e portare nel tempo, e qua ci vogliono diversi anni, portare nel tempo l'albero ad avere lo stesso vigore, cioè quindi la stessa forza, la stessa dimensione di candela tra il ramo più basso, che normalmente è sempre quello più debole, e il ramo più alto, quello all'apice, i rami più in alto, dove i germogli tendono a essere più forti. Se si pratica bene questa pinzatura, negli anni, come si vede in questo caso, l'albero comincerà ad avere lo stesso sviluppo, la stessa crescita, la stessa forza nella parte apicale e nella parte invece alla base dell'albero, quindi nei rami bassi. Ovviamente non possiamo pretendere una perfezione assoluta, ma i germogli dovrebbero essere piuttosto simili, cioè avere più o meno tutti la stessa dimensione. Questi sono gli obiettivi, quindi il mantenimento della dimensione della chioma e il equilibrio nello sviluppo dei germogli. Ecco, questo pino che vediamo adesso è a un livello di coltivazione sicuramente più basso rispetto a quello di prima, un albero cioè più giovane di coltivazione. Si nota chiaramente come il ramo basso, che è il ramo sicuramente più debole, è normale che sia così, abbia delle candele molto più piccole rispetto al ramo intermedio e soprattutto rispetto ai rami più alti, dove l'albero concentra la maggiore vigoria. È molto importante in questa fase intervenire per ridurre la forza dell'albero all'apice, quella che si chiama dominanza apicale, e questa tecnica favorirà nel tempo lo sviluppo, l'aumento, il miglioramento della forza e quindi del vigore dei rami bassi. Come si può vedere, le gemme non sono tutte uguali, ce ne sono di molto grandi come questa, ce ne sono di medie come questa e ce ne sono di piccole. Quindi la tecnica non è, come si sente dire, spezzare la candela di un terzo o della metà o una cosa del genere. Bisogna osservare la media delle candele, considerare la media di tutto l'albero e cercare di portare le candele più grandi, spezzandole, e adesso vi farò vedere come, portarle alla media, cioè la dimensione dovrebbe essere della media di tutte le gemme dell'albero. Ovviamente le gemme più piccole, le candele più piccole, non verranno spezzate, mentre quelle più grandi verranno spezzate di più, cioè si toglierà una parte più grande. Le candele invece un po' più piccole se ne toglierà meno. Non c'è la possibilità di dire si spezza una certa quantità, bisogna osservare
l'albero e ogni ramo. La tecnica è questa: si usa una pinzetta, si prende la candela, la si prende con la pinzetta e con un movimento semplice la si spezza, mantenendone una parte, e la parte che manteniamo dovrebbe corrispondere alla media di tutto l'albero. Questa tecnica si deve fare su tutte le candele troppo grandi, come sto facendo in questo momento. Le candele invece medie e quelle piccole non si toccano. Ecco, per esempio, questa è di una certa dimensione, non è molto grande, quindi ne toglierò una piccola parte, come questa. Questa candela invece, che è abbastanza corretta nella media, non la tocco, questa lo stesso. Le candele molto piccole non vengono assolutamente toccate. Nell'eventualità, come in questo caso, che ci siano più gemme e candele nell'apice, se ne lasciano soltanto due. Non è il caso di lasciare troppe candele, perché altrimenti quel punto tenderà a ingrossare troppo. Ecco, questa candela che vedete qui è molto grande, e allora qui si cercherà di tenerne soltanto una parte piuttosto corta. In questa invece, che è un po' meno forte, ne lascerò un pezzettino leggermente più grande. Questa che è media non la tocco. Questa invece, che è leggermente più grande, posso pinzarne solo la punta. Vedete? Quindi ciascuna candela verrà spezzata in relazione al suo vigore, non con una scelta predeterminata, ma valutando candela per candela. Se si opera bene in questo senso, negli anni l'albero avrà una crescita e un equilibrio della crescita buono. Bene, la pinzatura è stata fatta, si può notare come su tutto l'albero più o meno le nuovi germogli siano della stessa lunghezza. Cosa importante è ricordare che questa tecnica viene applicata solo su alberi in una fase di rifinitura e di mantenimento. In una fase di formazione, quando si ha come obiettivo il rinvigorimento dell'albero o l'ingrossamento dei rami, è quantomeno inutile fare le pinzature. Bisogna lasciare che l'albero cresca in maniera importante, senza nessun tipo di limite. Altra cosa importante è che un albero in difficoltà, un albero che non è in buon stato di salute, bisogna lasciarlo crescere liberamente e non intervenire per frenare, perché è già un albero in difficoltà, quindi non ha senso frenarlo. Lavorando in questo modo si otterranno veramente degli ottimi risultati, e nel tempo si avrà una costruzione di una chioma il più omogenea possibile. Sono passati 2 anni, 2 stagioni vegetative, e potete vedere come la tecnica della quale ho parlato nel video sia ottimale per ottenere questi risultati, cioè uno sviluppo armonico della parte superiore della chioma, quindi all'apice, e della parte inferiore, quindi i rami più bassi. Con la pinzatura corretta delle candele e la pulizia degli aghi in autunno, lo sviluppo della chioma risulta essere veramente equilibrato, e i risultati dopo qualche anno si vedono. Anche in questo caso, come potete vedere, dopo soli 2 anni l'albero ha ritrovato un migliore equilibrio attraverso la tecnica che vi ho spiegato, e la chioma comincia ad essere più equilibrata e più folta. Il pino mugo è uno dei nostri pini migliori. La sua bellezza è evidente, la drammaticità che rappresenta è un elemento molto importante. Coltivate il pino mugo, vi darà grandi soddisfazioni.